Grazie a te anche stasera siamo insieme, grazie, Signore, sia Dio per la bella occasione che abbiamo. Prima che proseguiamo, vogliamo parlare al Signore perché è serata di preghiera e ci mettiamo insieme uniti. Ti voglio raccomandare: forse è la prima volta che ti trovi insieme con noi. L'obiettivo nostro è quello di metterci insieme e di cercare il Signore. Cercare Dio, cioè indirizzare il nostro cuore verso il trono della grazia di Dio per chiedere grazia di partecipare alla sua presenza nella nostra vita, nel tuo cuore, proprio dove sei tu. Sì, sì, tu puoi assaporare, sentire. Avrai sentito sempre dire Dio mi ha parlato, poi Dio parlò, Dio ha detto. Cioè ti sei qualche volta chiesto, ma come parla Dio? Dio parla nel cuore, non nella mente. Senti che la sua voce, quando in sincerità vai a lui, ti fa sentire la risposta che tu hai bisogno. O se hai sbagliato, ti fa sentire che hai sbagliato. Se approva quello che tu fai, senti nel tuo cuore come se ti dicesse con parole diverse, sono contento come ti muovi. Mi piaci come fai e senti una calma dentro di te, mentre quando sei ripreso ti senti agitato, perché hai sentito che, grazie, hai sentito, senti con la vibrazione di quella parte vitale di noi che si chiama coscienza, è come un'antennina che riceve segnali per sentire più o meno essere ripresi, essere parlati o condizionati dal fare meglio. Ebbene, puoi provare, se non l'hai mai provato, provaci stasera. Ti rivolgi direttamente al Signore, che tipo di religione sei sei? Non ha importanza da quale nazione, in quale nazione ti trovi o di quale nazione sei di qualsiasi religione tu puoi essere. Non ha importanza perché noi parliamo dell'Idio creatore dell'universo come suo figlio venuto in carne che per lo Spirito Santo, che è Dio, fa sentire la sua presenza al tuo cuore. Perciò è bella sta cosa. E Dio ci vuole aiutare, perciò dobbiamo andare a lui. Provaci. Tanto non ti costa nulla ci vai con tutto il cuore. E io la prima volta che l'ho sperimentato nella mia vita, mi vi hanno parlato di Dio e mi sono fatto un po' di pare dispari in questo modo. Ho detto guarda, Signore, io non so se tu ci sei, se non ci sei, però io non voglio fare niente di quel che non sento. Cioè io non voglio fare il pappagallo, tu mi conosci. Se tu mi fai sentire che cambi la mia vita e sento nella mia vita qualcosa che viene da te, io do tutta la mia vita a te. Se non sento niente, perdonami, ma non so recitare. E il Signore mi preparava e si manifestò in un modo potente nella mia vita. E sono ancora qui, parlo di almeno più di 50 anni, 50 anni fa. Eh, parliamo di 53 anni fa, avevo 23 anni e il Signore cambiò la mia vita, cambiò il mio destino, il mio modo di pensare, cambiai un tipo di lavoro che era molto mondano. Dio è grande, ha fatto un'opera potente. Perciò tu puoi provare, non ti costa nulla. Avvicinati col cuore a Dio e vedrai che stasera tu puoi sentire la sua presenza e se tu l'hai già sentita, Stasera rafforza questa voglia di avere comunione con Lui. Per avere comunione con Lui, che Lui vuole avere comunione con te, dobbiamo indirizzare lo sguardo del nostro cuore verso di Lui, desiderarlo, fargli tutte le coccole che possiamo per invitarlo. Diciamo c'è un'immagine che ci aiuta. L'immagine della colomba che rappresenta lo Spirito Santo. Cioè se tu ci vai troppo agitato vicino a una colomba, se ne vola. Se ci vai un po' aspro, la stessa cosa. Se invece ti metti in un modo che aspetti, ha la forza, il piacere di venirsi a poggiare su di te. Hai visto queste cose. Perciò lascia tutta l'agitazione. E con tutto il cuore ti aspetti che lo Spirito Santo scenda su di te, dentro di te, e avverti la sua presenza. Preghiamo il Signore però insieme. Chiudi gli occhi, apri il cuore, apriti a Dio, parla con Lui, invitalo nel tuo cuore. Digli le parole più dolci con tutti i sentimenti del tuo cuore per invitarlo nella tua vita. Lo Spirito Santo, invitalo. Parlaci Spirito Santo, vieni nella mia vita, bassati su di me, voglio sentire la tua presenza, ti voglio sentire. Spirito di Dio, parla al mio cuore, trasportami nella giusta direzione mentre sono in tua presenza. Padre Dio, veniamo a te insieme ed invochiamo la tua divina presenza su di noi. Te lo chiediamo tutti insieme, sì sì. Dovunque c'è un fratello, una sorella, in tutta la sfera, in tutto il raggio, fin dove arriva la tua parola, perché è la tua parola che conquista i nostri cuori, che viene alimentata dallo Spirito Santo, attira il nostro cuore, ci chiarisce alcuni concetti e ci comincia a parlare. Sì, fallo Signore. Noi aspettiamo proprio questo. Spirito Santo di Dio, prenditi la mia mente prenditi la mia bocca prenditi il tutto di me e fammi amministrare e condividere la tua parola con la tua presenza perché possa lo spirito santo tuo padre dio operare nella nostra vita te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù amen amen questa sera vogliamo guardare qualcosa di quel che dice l'Evangelo. Con Gesù è un'altra cosa, la tua vita con il Signore cambia, 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 cambia tutto. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 6 verso 14 che dice, la gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, questi è certo il profeta, che deve venire nel mondo. Giovanni 6:14. Questo è quello che disse Mosè quel Mosè che ci dava la manna. Lui ci dà il pane. Cioè Gesù aveva appena fatto un miracolo dell'aver dato da mangiare a 5.000 uomini, poi più donne, più bambini, intorno a 10.000 minimo. E quando videro questa scena pensarono questo sarà quello che aveva detto Mosè che veniva. Mosè ci dava la manna e lui ci dà il pane. Uh, Adesso questo è il Messia allora. Questo è il profeta che Mosè aveva parlato, allora siamo proprio al posto giusto. Adesso lo facciamo re e così diventa il nostro re. E in parole diverse che cosa succederà? Succederà che il, Dio, il regno di Dio diventa qui sulla terra, diventa un paradiso. Adesso lo facciamo re e poi... Stiamo qui, politicamente abbiamo il più grande re che sia mai esistito perché ha appena soddisfatto con pochi panni e pochi pesci 5.000 più 5.000, 10.000 persone. Avere un re così che gli dai un pezzettino di pane e ti danno da mangiare tutta sta gente, insomma ci sentiamo forti. Guardiamo questo profeta che aspettava il popolo di Israele, che Mosè ne aveva parlato e quando hanno visto il pane hanno pensato questo è quello per certo, adesso facciamo qualcosa. Dove ne parla di questo? Leggiamolo insieme. In Deuteronomio capitolo 18 verso 15 Mosè aveva detto agli Israeliti guardate che Dio vi manderà un altro che è come me voi avete visto come io miracolosamente vi ho trasportati fuori lui sarà come me farà lui stesso opere potenti per te il signore leggiamolo il tuo dio farà sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me a lui darete ascolto ah, questi che erano intorno a Gesù stavano facendo qualcosa di buono davano ascolto e compresero che Gesù era quello che aveva detto Mosè però si accontentavano di poco volevano farne un capo politico per sentirsi aggiati e privilegiati di avere un re che faceva il re di Israele. Eh. Gesù era venuto per un altro scopo. Questo è solo un segno. Colui che doveva venire nel mondo adesso stabilisce il paradiso sulla terra. Così pensavano loro. E politicamente ne abbiamo uno che veramente risponde ai bisogni del nostro popolo. Guardiamo nel verso 16 del capitolo 6 di Giovanni, continuiamo la lettura di come si svolgono le cose. Giovanni 6:16 Poi te li leggi queste cose, così dopo portano nuove riflessioni. Quando fu sera i suoi discepoli scesero al mare in parole diverse che cosa successe? Quando Gesù comprese che lo volevano fare re, lo volevano rapire per portarlo a Gerusalemme e farne, re, farne un re, lui lasciò andare i discepoli e se ne andò tutto solo sul monte a pregare. Un'evasione reale. In contrasto con quello che pensavano, o a volte pensiamo noi, di Gesù, Gesù li spiazza, Gesù ci spiazza sempre, perché noi abbiamo una visione di Gesù, ma quando camminiamo con Gesù scopriamo sempre delle cose che non sapevamo prima. Le nostre logiche cadono davanti a lui. Egli opera in un modo sovrannaturale e ci sorprende ogni volta. Noi dobbiamo solo andare a Lui e nei nostri bisogni portiamoli al Signore, ma ci possiamo aspettare sempre delle grandi sorprese. Gesù ci spiazza. Quando erano a circa 5 o 6 chilometri in mezzo al lago con la loro barca ed era notte, se ne andò sulla montagna e in mezzo al lago si ripresenta Gesù, rivela la sua suprema autorità in tutto l'universo. Nel verso 19 leggiamo che cosa succede. Come Ebbero come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, 5-6 chilometri, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. E in mezzo al lago si ripresenta Gesù, rivela la sua suprema autorità in tutto l'universo. Avevano appena assistito ad una cosa e assistono ad un'altra. L'acqua si era indurita, Gesù camminava sotto i suoi piedi. Cioè Gesù dimostra che la sua autorità il suo potere capovolge le leggi della natura perché lui è il legislatore che l'ha fatta. Guardiamo nel verso 20, ci aiuta a comprendere. Ma egli disse loro, sono io, non temete. Questo sono io, si ripete quello che Dio disse quando incontrò Mosè. In Esodo capitolo 3. Verso 14 Gesù ha detto spesse volte: Io sono, io sono. E si riferisce a Io sono che apparve a Mosè nel deserto per dire: Io sono Yahweh, io sono il Dio eterno, io sono il Dio che ho fatto uscire fuori il popolo d'Israele, io sono Dio che ho creato voi. Io sono Dio che ho creato l'universo ed ora sono in questa veste per, ve, per essere venuto a compiere una missione speciale in vostro favore. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono, io sono colui che è sempre esistito, che sono, non sono mai nato, non morirò mai, sono l'eterno presente l'io sono poi disse dirai così ai figlioli di israele l'io sono mi ha mandato a voi gesù dice io sono cioè quel sono io non sono un fantasma si riferisce esattamente manifesta la sua onnipotenza l'aveva appena manifestata per il pane lo rimanifesta col camminare nell'acqua sull'acqua e continua e non si ferma io sono l'idio dei vostri padri Isaia 42,8 c'è una descrizione di questo grande Dio che Gesù dice sono io quello di Isaia quello di Mosè quello che ha creato il mondo io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro né la lode che mi spetta agli idoli. Dio è grande. Cioè colui che è degno di ogni lode, la mia gloria... Non può essere condivisa con nessun essere esistente, tantomeno con le immagini che sono vanità e non valgono niente. Rileggiamo questo verso, così gli diamo la giusta interpretazione. Gesù dice, io sono il Signore manifestato in carne. Questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria ad un altro, né la do né la lode che mi spetta agli idoli. Perché la parola del Signore dichiara che gli idoli sono vani, che gli idoli sono morti e che Gesù è l'Iddio vivente. Che Gesù Cristo Prima di essere venuto sulla terra, e nella continuità e dopo la risurrezione, egli è l'Iddio onnipresente che continua ad avere comunione, è l'Iddio vivente, è lì Dio vero, si sente odore di verità. Leggiamo la differenza che passa tra l'Iddio vivente e gli idoli morti. Leggiamo in. Geremia capitolo 10 verso 8 e 9. La distinzione, quando cantiamo quel canto che dice nessuno è come te, nessuno è come il Signore, nessuno. Non esiste un termine di paragone, ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità... Non è altro che legno, argento battuto in lastre portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore di mano di orefice. Sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavoro di abili artefici. La differenza tra l'idio vivente, l'Idio vero e questi che non sono nulla, costoro tutti insieme sono stupidi e insensati. Dio ci aiuti. Io sono, io sono l'Idio vivente, l'Idio eterno, l'Idio che sono sempre stato. Leggiamo in Giovanni capitolo 8, verso. 58, dove dice ai suoi contemporanei, eppure a noi stasera, Gesù disse loro: in verità, in verità, quando si parla di Gesù si parla di verità di Dio. Vi dico: prima che Abramo fosse nato, io sono, cioè Abramo era stato molti secoli prima, millenni. 1900 anni prima di, di Gesù. Gesù dice, prima che Abramo fosse nato, io sono. In parole diverse, Gesù è il figlio, l'eterno figlio di Dio, venuto in mezzo a noi per venirci a salvare. Ha lasciato il regno di Dio per venire qua a venirci a recuperare e portarci il messaggio della salvezza. Il Yahweh, il Signore dell'Antico Testamento, io sono il Signore. Guardiamo nel libro del profeta Geremia dove stavamo leggendo, capitolo 10, verso 10. Continua a dire, io sono il Signore, io sono il Dio vivente, io sono il Dio che ti ho creato, io sono il Dio che ti ho salvato. Ma il Signore, ma il Signore è il vero Dio, Egli è il Dio vivente, è il Re eterno. Per la sua ira trema la terra. E le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Il Dio vero, il vero Dio. Gloria al Signore. Con un grosso contrasto di fronte a quello che abbiamo letto dal verso 8. Rileggiamo dal verso 8 per prendere una misura chiara. Quando Dio dice la mia gloria non la do agli idoli perché sono vani, ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati. Tutti gli idoli, tutti... Non è che una dottrina di vanità non è altro che legno. Verso 9. Argento battuto e lastre portato da Tarsis, oro venuto da Ufaz, opera di scultore e di mano di orefice sono vestiti di porpora e di scarlatto sono tutti lavoro di abili artefici io invece dice il Signore guardiamo nel verso 10 ma il Signore è il vero Dio Egli è il Dio non riesce a bloccarlo Egli Egli e il re eterno, egli è il Dio vivente, è il re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere al suo sdegno. E per avere ancora un paragone leggiamo fino al verso 13. Guardiamo cosa dice. Così direte loro. Gli dei che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e da sotto al cielo. Verso 12. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo e con la sua intelligenza ha disteso i cieli. Quando fa udire la sua voce c'è un rumore di acque nel cielo. Egli fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e sprigiona il vento dai suoi serbatoi. Questo è Dio. Questo è il potere di Gesù Cristo. Egli opera in un modo potente ed è grande. Il vero Dio, Dio in verità, l'idea di vero, la vera via che conduce a Dio. Gesù infatti ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La sua grandezza è smisurata. Non come gli idoli inventati e fabbricati da Satana. Egli è l'Iddio vivente in contrasto con gli idoli che non hanno vita. E anche Egli è l'eterno Re, è il Re dei Re. Gesù nell'occasione, quando lo vogliono fare Re, da quelle poche persone che lo vogliono prendere per farlo Re, sfugge. Gesù sfugge quando gli vogliamo dare un posto inferiore a quello che Lui è. Perché Gesù sfuggì perché Gesù non accettò di volere essere re quando lo volevano prendere e farlo re perché egli è di gran lunga superiore. Gesù non si abbassa. Gesù si è abbassato umile e mansueto quando è venuto per recuperarci, ma non diminuisce la sua gloria, la sua grandezza. Non si vende per essere il re di una città. Egli è il re dei re. Gloria al Signore. Gesù sfugge quando gli vogliamo dare un posto inferiore a quello che lui è. Guardiamo in Giovanni dove stavamo leggendo, capitolo 6, verso 15. Vediamo Gesù come si muove. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, monte da solo. Gesù non accetta l'entusiasmo popolare come discepoli di pane e pesci, cioè per qualche piacere che lui fa. E poi si ferma lì, o fatto con intenzioni politico-religioso. Gesù non ha nulla a che fare con la politica, non ha nulla a che fare con la religione, egli è una persona. Il cristianesimo non è basato su un'organizzazione religiosa ecclesiastica, il cristianesimo è poggiato su una persona, Gesù Cristo, che per lo Spirito Santo ha comunione con ciascuno di noi. Non è come lo pensiamo noi. No. Non accetta chi con intenzione politica o di successo o di parlare a vuoto, o di saper fare un'organizzazione con quella prosopopea che noi abbiamo. Gesù sta lontano da queste cose, perché lui è il re di un altro regno. Lui è il re dei re, è il signore dei signori del regno dei cieli. Egli è il re ed è presente dove siamo noi. Non è limitato da... Il confine di una nazione, né di un continente e neppure di tutti i continenti messi insieme. Gesù è il Re di gloria, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori per l'eternità. Come tale possiamo andare a Lui e aspettarci grandi cose. Gli dobbiamo dare e comprendere la sua grandezza che noi quando andiamo a Lui riceviamo tanto. Quando il cieco di Gerico gridava e diceva Gesù figlio di Davide api pietà di me, egli si riferiva esattamente al Messia che doveva venire, che sapeva che aveva il potere di operare in suo favore. Quando noi andiamo al Signore dobbiamo avere chiaro nella nostra mente quando Egli è grande. E dobbiamo avere la fede, la certezza che Lui è l'unico che può rispondere al nostro bisogno. E dobbiamo andare in umiltà perché Egli è grande veramente. Gesù sceglie di camminare con chi vuole camminare con Lui, con tutto il cuore. E i discepoli avevano chiesto di camminare con Gesù. Guardiamo insieme nel verso 21. Dice la parola del Signore che essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. Il Signore opera che ci stravolge veramente, forse non hai fatto caso. La parola del Signore dice che la barca si trovava a circa 5-6 chilometri nel centro del lago chiamiamolo lago chiamiamolo mare non ha importanza ciò vuol dire che al centro c'erano per arrivare all'altra sponda altri 5 o 6 chilometri e 5 o 6 chilometri con la barca a remi ci vuole un po di tempo per arrivare ma mentre fanno lo fanno entrare nella loro barca, intenti da voler seguire e camminare con Gesù, Gesù compie un'altra opera grande. Leggiamolo insieme. Essi dunque lo vogliono prendere nella barca al centro del lago, e subito la barca toccò terra, là Dovevano diretti in parole diverse un'altra sorpresa. I 5-6 chilometri. Non appena Gesù salì nella barca, la barca toccò terra. Ciò vuol dire che questo grande Dio, lì presente, quando questi lo desideravano vedere, di farlo salire nella loro barca, Immediatamente si trovarono sulla terra. Avevano visto il miracolo del pane, avevano visto Gesù camminare sul mare, avevano visto Gesù che sale nella barca, ma a ogni passo scoprono la grandezza di Gesù Cristo. Gloria al Signore, che sei grande Signore. Tutto cambia. Erano al centro del lago, guardiamo nel verso 19. Come ebbero remato per circa 25 o 30 stati, Gesù, videro Gesù camminare sul mare e accostatisi, accosta, accostarsi alla barca, ebbero paura al centro del lago. Appena Gesù entrò, un'altra cosa. Noi quando camminiamo con il Signore, quando decidiamo di seguire il Signore, quando non lo facciamo con scopi diversi, ma lo facciamo perché vogliamo camminare con il Signore. Non lo dobbiamo fare solo se ci dà il pane. Non, lo, non dobbiamo essere discepoli per aspettarci solo delle risposte che abbiamo bisogno senza tener conto di Lui. Non lo dobbiamo cercare per interessi politico-religiosi, per fare spazio o fare carriera nella religione con Gesù. Dobbiamo cercare Gesù di voler camminare con Lui. Dobbiamo cercare Gesù che deve essere il padrone della nostra vita, il nostro Signore, perché Egli è il grande Dio, creatore dell'universo. Essa giunse miracolosamente ed immediatamente alla sua esatta destinazione. Noi dobbiamo conoscere Gesù, dobbiamo invitare Gesù, dobbiamo camminare con Gesù. Ma lo scopo più grande che noi dobbiamo avere è di servire Gesù. La passione nostra deve essere non per le cose che fa, né per le cose che dà, né per la carriera che possiamo fare insieme con Lui. La nostra passione deve essere quella di tenere Gesù nella nostra vita dargli il posto migliore che per lo Spirito Santo egli manifesta nella nostra vita la sua presenza e quando siamo e camminiamo insieme con lui ogni passo vediamo le sorprese della sua grandezza che egli compie in nostro favore e ci dà la dimostrazione di quando egli è grande dobbiamo riceverlo nella nostra vita Dobbiamo dargli un posto speciale, deve essere l'unico oggetto della nostra adorazione, della nostra consacrazione e del desiderio del nostro cuore di sentire la manifestazione della sua presenza nella nostra vita. Perché così noi scopriamo la grandezza del Signore Gesù. Dobbiamo cercare Lui prima di ogni altra cosa. Ed egli ci dimostrerà cose che ancora noi non neppure immaginiamo. C'è un bel canto che dice, ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è ancora salito nella mente degli uomini, dell'uomo, tu lo vedrai quando cominci a camminare in sincerità, in verità nel cercare Gesù il salvatore del mondo, il tuo personale salvatore, è il redentore, redentore vuol dire che è sceso per comprarci, è venuto nel mercato del peccato dove eravamo schiavi, ci ha tirati fuori, ha pagato il prezzo ed ora lo possiamo seguire per la grande opera che ha fatto in nostro favore. Ed ancora mentre camminiamo con lui come abbiamo visto in questi piccoli versi come il signore si sposta e si muovono le cose diversamente perché egli è grande così li vedi nella tua propria vita quello che è importante è che io e te lo invitiamo nella nostra barca nel nostro cuore e quando egli è nella nostra, nel nostro cuore nella nostra barca egli opera in un modo che non è chiaro a noi, ma lui opera in un modo speciale e ci sorprende mentre camminiamo con lui. Abbiamo ancora tanto da vedere e tanto da camminare insieme con lui fin nell'eternità. Cantiamo questo bel canto e poi ringraziamo il Signore. I you. e tu vedrai la risposta arriverà il Signore opererà ciò che Lui ha detto lo confermerà tu vedrai la Sua gloria scendere la Sua unzione il tuo capo là. Tu bocca le tue mani, tu ver. Richiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Gesù è grande, per fare delle esperienze con lui lo devi ricevere nel tuo cuore. Dobbiamo riceverlo nel nostro cuore, dobbiamo tenerlo perché egli vive per lo Spirito suo Santo. Dio ha mandato il suo Figlio per far, pagando il prezzo per il nostro riscatto, per far diventare il nostro cuore la dimora dello Spirito di Cristo nella nostra vita. Egli dimora nei nostri cuori per lo Spirito Santo ed è Lui che ci guida. Noi dobbiamo mettere la passione del nostro cuore che lo Spirito Santo sia la persona più desiderata nel nostro cuore, con riverenza e con dedicazione con la passione, con tutto l'amore del nostro cuore, invitarlo, invocarlo e camminare alla sua luce e in questo modo scopriamo la grandezza di Gesù. Vuoi riceverlo stasera nel tuo cuore? Vuoi fare un patto con lui nel dire Signore Gesù, io ti voglio nella mia vita? Diglielo ad alta voce, con tutto il cuore. Signore Gesù, io ti voglio nella mia vita. Cambia il mio cuore, perdonami, ho sbagliato. Stasera apro tutto il mio cuore a te. Voglio che tu devi essere il mio salvatore. Salvami, invoco il tuo perdono. Invoco il sangue tuo prezioso che mi purifichi, perché il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. E riempimi dello Spirito tuo Santo perché voglio camminare con te. Grazie Signore. Questo vuole fare Gesù nella tua vita. Egli non guarda il colore della tua pelle, non guarda la tua cultura, se hai studiato di più o di meno. Lui vuole vivere nel tuo cuore. Apri il cuore, cercalo, invocalo perché Egli si fa conoscere da te. Prendi insieme i versi, prendi nota dei versi che abbiamo letto, così li vai a rileggere, vai a cercare quelle cose che ti hanno parlato, in modo che ricevi più luce dalla parola del Signore, ricevi più chiarimenti per darti risposte che sono sufficienti per fare i primi passi di fede col Signore. Giovanni 6,14. Deuteronomio 18,15, Giovanni 6,16, Giovanni 6,19 e 20, Esodo 3,14, Isaia 42,8, Geremia 10, 8 e 9, Giovanni 8,58, Geremia 10, Giovanni 6,15, Giovanni 6,21. <coughs> Ti voglio dare anche le nuove regioni che abbiamo riaperto il Piemonte il Veneto il Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna il canale è sempre 245 manda un messaggio ai tuoi amici che vivono in queste zone spiegandogli di fare la risintonizzazione della TV e possono seguire parole di vita per ascoltare la parola del Signore ogni giorno, 24 ore al giorno, ci sono pastori, testimonianze, c'è di tutto, ma sempre che riguarda il Vangelo di Gesù Cristo. Ci vediamo domani mattina, a Dio piacendo, alle 10.30. Pace e buonanotte. Dio ti benedica.